Ciao a tutti ragazzi, io sono Aurora e tu sei? Ludovica. Siamo tornate su Roblox e oggi ragazzi faremo una bellissima challenge, vero Lulu? Sì. Sopravvivi per 24 ore con il tuo colore preferito, vero Lulu? Allora, il mio colore preferito è giallo, tu è il verde. Esatto, sono il colore Kevin. Sì. Sono poche cose gialle, quindi ottimo. Benissimo, direi di iniziare dal nostro outfit, ok? Però il corno da unicorno ce lo lasciamo, ok? Perché sì, questo è il nostro simbolo. Sì. Bene, direi di cambiarci outfit. Arriva, io mi vesto... voglio cambiare i miei vestiti preferiti. Lo so, nemmeno io voglio cambiarmi il mio vestito unicornoso, però dobbiamo farlo per la challenge. Allora, vediamo chi resisterà di più. Io mi devo vestire tutta gialla e tutta verde. Esatto, adesso io vado in un angolino e mi vesto tutta verde. Anch'io! Anzi, vado proprio in mezzo al prato. Ok, perfetto. Direi di iniziare. Allora, ragazzi, vediamo un po'. Aiuto, io non mi so vestire. Lulu, allora. Vestiti adesso, gialli. Ragazzi, cerchiamo una maglietta verde. Io ho una maglietta gialla. Ragazzi, è un po'. Mami? Questa, vediamo questa come sta. Sì. Non direi. C'è nessuna maglietta gialla. Non è colpa mia. Non sono problemi miei. Vediamo questa qui. Oh, questa è gialla. Questa con la ranocchia. È una ranocchia? Sì, è. Sì, è una ranocchia. Non mi gusta molto. Avri è già è un po' bianca. Vediamo, vediamo, vediamo. Vediamo, ragazzi. Non lo ragazzi, so. Ragazzi, io non trovo. Questa, vediamo questa. Cos'è che non trovi, Ludo? Nessun pantalone. Mi dispiace. Questa è carinissima. Avri, possiamo cambiare colore. E no, Ludo, è del nostro colore preferito. Vediamo. Non mi piace. No ragazzi, qua tutte quante cose blu. Mamma mia che bello l'azzurro. E invece ragazzi, il vostro colore preferito qual è? Scrivetecelo giù nei commenti nella community. Ok, andiamo. Vediamo a questo. Dai, vediamo. Carino, però non è proprio verde verde. Auri, ma posso fare l'arancione? L'arancione? Sì, anche questo è il mio. No, Lulu, devi fare il giallo, se no non vale. No, ragazzi, vediamo qua se trovo qualcosina. No, qui no, grazie. Vediamo qui se troviamo un completino tutto verde. Sarà un po' difficile. Lo sai che c'è un completino giallo? Sì. No, in effetti devo scegliere qualcosa di più. Ragazzi, ma andiamo vicino a Lulu. Lulu! Ari, ma non c'è più. Ma dove sei? Qui. Dove? Qui. Eccoti! Dai, vestiamoci insieme. Ma che brutta! Com'è? Ok, perfetto, direi di ma tu sei perfetta. Oh, io perfetta. Ah, guarda, le posso cambiare colore? No, Lulu, a parte che il verde come vestito non è molto carino. Auri, ci sono un sacco di cose. No, Lulu, giallo perché è il tuo colore preferito. No, dico a te perché non vale il nero, non vale il bianco. Lo so, vale. Però vedi che la mia maglietta è tutta gialla. Auto, mi sa che dobbiamo esserci totalmente del nostro... Ragazzi, che outfit ho creato! Devo dire carino. Ok, bene. Adesso scegliamo qualche no. Stavo per dire accessorio. Volevo dire accessorio. Auri, dimmi. Ma quello ti sembra solo verde? Ok, ragione, cambiamo. L'ho trovato! Vediamo, devo... Oh, io ho visto un completino giallo. Guarda questo qui. Sì ragazzi, Lulu ha un pochino di tosse, ma lasciamo stare. Ah, riguarda il mio outfit. Però sta bene ragazzi, tranquilli. Guarda il mio outfit. Ma bellissimo. Lo so, amo. Io ho trovato anche un completino giallo, però serve a te, non a me. Mettiamo qualche accessorino. Questo mi ispira mucho. Sto scherzando, non mi ispira mucho. È proprio brutto. Avrei c'è la barba. La barba? No, Ludovica, togli la barba, per favore. Ok. Oh ragazzi, non trovo un colpo. Ma quello andava bene, Lulu! No, perché... Questo! Brava! È bellissimo! Perfetto, adesso scegliamo qualche accessorio. Ari, ho visto... No, però era più carino l'altro. Vai, questo è molto più vai verde. Vai dove stanno gli occhiali. Sì? Guarda cosa ho trovato per te. Cosa? Degli occhiali, guarda. E quegli occhiali? Adesso ragazzi vi faccio vedere, però non li trovo. Eccoli! Ludovica, sì, ma non però sulle sopracciglia, gli occhiali, dai. No, Ludovica, però aspetta, dobbiamo trovare. Ari, sai che sei proprio brutta. Grazie. No, aspetta, no, cos'è che hai detto? Sei brutta. Grazie. No, cioè... scherzo, sei bella. No, ma io non trovo. Vabbè, accessorio,
non ce ne sono. Avrei sono perfetta io. Vediamo un po'. Che belle queste ali. Ok, queste ali ci stanno. E volano farfalle. No. Guarda che carino. No, però togliamo le ali perché è troppi accessori. Ok, ragazzi. Ok. Che carino. Guarda che sto cercando. Guarda. Oh, anche un bellissimo palloncino. Auri, ci sta che si abbina alla mia maglietta. Auri, guarda che sono troppe cose. Ma lasciami stare. Amo. Amo, devo trovare qualcosina che... vediamo un po'. Io sono tutta gialla. Ho visto un mantello giallo che fa il caso tuo. Dove? Non te lo dico. Amo, però io ti ho detto gli occhiali. Ma non mi sono serviti. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Che carino. No. Questo, ragazzi, è molto bello. Perché non va? Ecco. No, non mi piace. No, ragazzi. Cosa ho trovato? No. No. È un po'. Ecco, l'ho trovato il mantello. Auri, ma c'è una faccia. Auri, no, ti prego. Ok, basta. Io non... direi che qui abbiamo finito. E vediamo un po' qui di sciarpe e altri accessori. Se c'è qualcosa di verde. Ok, benissimo. Mi convince. Vediamo un po'. Questa corona però non mi piace molto. Vediamo, ragazzi. Finito! Sì, un attimo però, devo trovare anche la mia borsetta. Guardami come se la faccio. Ho visto qualcosa di azzurro. Ecco! Che carino! No! Che carino! Che carino! Ok, dai, bene. È finito, basta. Adesso, ragazzi, questi qua sono i nostri Auri. No, però Ludovica mi sa che devo togliere un po' di accessori. No, Auri. Vabbè, no, lasciamo così. Dimmi. I nostri capelli devono diventare gialli e verdi. Hai ragione, ragazze. Adesso andiamo anche a cambiarci il colore dei capelli. Andiamo, no, andiamo. Aspetta, stati ferma. Che c'è? Stati ferma, vieni da me. Bene. Grazie, Ludovica. Andiamo. Perfetto, ragazzi, quindi vestito completato. Adesso andiamo a farci i capelli. Perfetto, grazie, Ludovica. Salta, ok, thank you. Okay. Adesso li metto anch'io qui, perfetto. Giallo. Scegliamo la tonalità più verde che ci sia. Che bella che sei, Lulu. Vogliamo questo? Pure, ragazzi, ho paura. Che il nostro simbolo non è giallo, è verde. Esatto. Vediamo. Che bello, Lulu. Auri. Ho tutti i capelli verdi. Auri, anche la faccia. No, Ludovica, non esauriamo. Adesso Auri, andiamo a costruire. Che bello, noi lo facciamoci vedere dei nostri unicornini. Mettiamoci così, vediamo. Auri, vediamo. Sono più bella di te. Ok, ragazzi, adesso votate giù nei commenti chi secondo voi è più bella. Però Lulu, io direi di fare un balletto. Vediamo, facciamo un balletto. Vediamo un balletto. Ok, facciamo un balletto. Ludovica, facciamo un balletto. Questo, guarda qua. Questo No, Ludovica, non manca. Ludovica, danza 4. Oh, guarda qua, carino. 1, 2, 3, 4. Balla con noi. Perché, ragazzi, sembriamo un po' pazzi. Sembriamo, siamo 11. Oh. Come 11? Oh. Auri, io prendo una macchina verde. No, Auri, devi rispettare. Appunto, sto scendendo una macchina verde. Ma qui non ce ne sono. Ma, eccolo. Non è possibile spawnare nella posizione. No, Ludovica, io non trovo qualcosa di, come dire, autobus. Ecco, questo. Oh, perfetto. Auri, ma io non so guidare la macchina. Ok, andiamo. Non so guidare la macchina. Sì, va bene, lo so. Abbiamo visto che non sai guidare la macchina, Ludovica. Abbiamo davvero visto che non sai guidare la macchina. Vabbè, prendo la bici. Io adesso come faccio di nuovo? Vabbè, andiamo. Ciao, amo! Ludovica, c'è un piccolo problema. Ma io sono troppo forte, ragazzi. Perfetto, andiamo. Che arriva per ultimo una cacca. Senti. Grazie. Ma sei vero? Ma tu stai andando in bicicletta? Ciao! Ok, io direi di andare a fare la casa. Su. E ti ricordo che la casa deve essere del nostro colore. Grazie. Ludovica, senti, però prima devo scrivere una cosa sul cartellone. Scusami, ma devo scrivere. Udo, però sai cosa ti dico? Io mi sa che l'ombrello lo tolgo perché è troppo ingombrante. Aspetta. Devo fare così, devo andare giù.
Questo cappello è carino. Guarda che carino questo cappello. Mavi, non puoi più cambiare altro. Hai ragione, scusami. Ok. Completamente gialla la tua casa. No, però io dovrei togliere qualche accessorio, ok? Eccolo, togliamo l'ombrello. Oh, finalmente. Però la ranocchia davanti la lascio. Prima devo scrivere una cosa qui sopra, Lulu. Aspetta, devo scrivere il grande esercito degli unicorni. Ma ti attacchi. Il grande esercito degli unicorni, e lo scriviamo in verde. Volevo dire, e lo scriviamo in verde. Ah, che bello! Guarda che bello, Lulu. Vediamo com'è il grande esercito degli unicorni. Bellissimo. Perfetto, adesso andiamo a... Ragazzi, ma la casa di Lulu è bellissima. È tutta quanta gialla, non mi veniva la parola. Perfetto, adesso Ludovica, tu decora la tua casa. Anzi, vediamo com'è la tua casa. Vediamo un pochettino. No, dopo. No, dopo, scusami, dopo. È bella la sua casa. Vabbè, adesso devo scegliere anche io la mia casa, ok? Bene, vediamo un po'. Allora, non c'è nessuna casa verde, però la posso colorare io. Intanto però scegliamo la casa più carina. La casa sull'albero, non mi gusta. Vediamo un po'. Un castello? No, un castello no, è troppo esagerato. Vediamo, ragazzi, non so che casa prendere. Questa qui scelgo, ok? Guarda che carina che è la mia casa. Carinissima, guarda! Ragazzi, guardate la mia casa. Guardate la mia casa e guardate quella di... Guarda che la tua non è verde, Auri. Adesso la faccio verde, ok? Intanto andiamo a vedere la tua casa. Vediamo un po' com'è. Facci il long tour. Vieni. Ma cos'è che è scritto, scusami? La casa? Ludovica, guarda. Aspetta a scrivere perché è scritto la casa di Lupi, no? Di Ludi. Aspetta. Perfetto, direi. Però ragazzi, lei ha anche la piscina. Io penso di restare qui. No, scherzo. Oddio, ci sono anche le sdraio. Oddio, il barbecue. Il barbecue, volevo dire. Cioè, c'è anche tipo... Cos'è? Fatto! Ah, la casa di Lulu. Ok, fammi vedere. Vediamo un po'. Devo ancora arredare. Cosa? Ragazzi, è magnifica. Ma io volevo vedere... Pensavo che mi stavi rubando la casa. No, veramente, adesso voglio vedere l'home tour della tua casa, ti prego. No. Vabbè, Lulu. Amo, no. Ma fallo vedere i nostri unicorni. Dai, Lulu. Ah, ma aspetta che devo finire, amo, no, sempre. Lulu, i nostri unicorni, devi far vedere la casa. No, sempre. Però dopo fammi entrare, okay? Ok? Perché dobbiamo far vedere ai nostri unicorni la tua casa. Intanto vediamo la mia, ragazzi. È brutta, lo sanno tutti. Smettila. Allora, qua posso accendere anche il camino. Però poi si infuoca la casa, quindi no. E qui è il garage. Poi si sale su. E c'è... Bellissimo. E c'è... la cassaforte. Non ridere. E poi qui c'è il letto. C'è un'altra porta qui, ragazzi. È molto grande la mia casa. Bellissimo il bagno. E adesso direi di scendere e di decorare la mia casa. Auri, vieni. Aspetta, Ludovica. No, dai, che bellissimo. Qui c'è la mia cucina. Oh, ma c'è anche fuori. No, scusate. Ok, c'è anche fuori. Vediamo un po'. Devo dire, molto carina. Molto, molto carina. Adesso, Lulu, devo venire. Auri? Ehi. No. Che cosa hai fatto? Ludovica, cosa stai facendo? Ludo? Abbiamo festeggiato. Ah, pensavo fosse una bomba. Ok, grazie, Lulu. Adesso Ludo, portaci a vedere la tua casa. Poi dopo. Se no non puoi entrare. Poi dopo ci sarà una sfida tra me e te. Chi decora la casa più bella vince. Vieni. Ok, Ludovica, dai, portaci a vedere. Ah no, perché non puoi entrare. Guarda, devi fare così, guarda, Lulu. Schiaccia su di me. Ludovica, basta festeggiare. Schiaccia su di me e schiaccia quel bottone enorme verde. Sì, aspetta.
Fatto. Oh, ok. Posso entrare? Sì. Vediamo un pochettino. Esploriamo la casa di Lulu. Ok, bene, questa parte già l'abbiamo vista, ma che... Oh, mamma mia, Ludovica è bellissima, però la potevo prendere anche io, solo che questa qua è gialla. Oh, c'è un letto verde, quindi penso di rimanere qui a dormire. Ecco, Auri. Non scherzo. Vieni. Che bella, aspetta. Che bella, Lulu, è magnifica questa casa. Vieni. Qui cosa c'è? Vieni, giù. Aspetta. Che bella, mamma mia, ragazzi, è magnifica. Lo sì, lo so, lo so. Devo ancora arredarla. Ok, bene, adesso io ti lascio, tu arredi tutto e io vado ad arredare la mia. Anche se piccolina, ma è carinissima. Questo cambiamo colore, vediamo un pochettino. E poi ognuno di noi mostrerà la propria casa, ok? Qua il colore, un verde molto chiaro, molto molto chiaro. Questo qua. Oh, che bella, Lulu! Guarda la mia casa. La tua è gialla, la mia è verde. Che cosa ridi? Io ho anche il mio cartellone. Ok, adesso anch'io metto casa di Aurora. Perché mi devi copiare? No, non è vero. Ok, bene. Anzi, no, sai qui cosa mettiamo? Però tu non mi devi copiare. Mettiamo delle piantine. Vabbè, quelle non sono. Ah, sono dei palloncini, mettiamo. Palloncini verdi voglio mettere. No, io volevo dire di palloncini verdi volevo No, palloncini verdi. Palloncini, palloncini. Perché non mi esce il palloncino verde? Palloncino verde. Vabbè, ci rinunciamo. Non ci sono i palloncini verdi. Aspetta, devo mettere qualcosina di carino. Ma perché non esce niente? Vediamo cosa mettere. Cosa devo fare? Ma hai idea di mettere dei regali? No, mi serve. Mi serve. Ludo, ma com'è che si vanno a mettere le decorazioni dentro la casa? Mi sono dimenticata. Dammi. Aspetta, aspetta. Ah, segno di casa, verde. Cosa vuol dire? Sì, segno di casa. La più bella. No, aspetta, no. La casa migliore di tutte. E Ludovica, e perché non... Oh, guarda qui! Mi sto affogando. Guarda la casa migliore di tutte. La casa gialla di Lulu. Ma come hai fatto a mettere quelle stelle? No, Lulu, come hai fatto a mettere quelle stelle? Ma come fai? No, ragazzi, ci devo anche riuscire. Allora, come si fa? Auri, concentrati. Come si fa? Non allora, mi aiuti, per favore, non so come si fa, Ludovica, ti prego. Non deludo, aiutami, ti prego. Come si fa? Scusate, ragazzi. E come hai fatto? Ah, grazie, grazie, grazie. Ritorna alla tua postazione. Grazie, Lulu. Ok, senza di te non ce l'avrei mai fatta. Te lo dico prima io cosa sono. Ludovica! Che cosa ho fatto? Come dire? Sì. Vabbè, carino, dai. Open. No, quello mi serve. Non si può cambiare colore, le no? Stelle. I palloncini, direi di mettere un po' di palloncini. Un po' non di ci sono verdi. No, non sono verdi. Sì, c'è uno verde, ok? No, non voglio la mia casa infuocata. Voglio anche degli alberelli. No, no, degli alberelli cambia no. Cambia colore! Sai cambia colore? Guarda! Aspetta! Ah, sì, poi sai cosa mettiamo? Mettiamo questo, mettiamo uno qua. Bene. E mettiamo uno qui. Oh, c'è un cavallo. Ragazzi, che bella è la mia casa. Ma si può mettere un cavallo? Ma che succede? Cavolo? Ma perché è tutto buio qua? Ma come c'è un cavallo? Benissimo, questa è la mia casa, ragazzi. È magnifica. Adesso entriamo e addobbiamola un altro pochettino. Vediamo, guarda, ragazzi, è tutta verde, è magnifica. Ok, adesso io direi. La mia è magnifica. Ma sai che la mia c'è anche un passaggio segreto? Dopo te lo faccio vedere. Ok. Bene. Ok, adesso io direi di non volevo metterlo qui. Vabbè, è capitato. Ok, ci sta. Fortunata, quello c'è il verde. Sì. Ok, poi cosa possiamo mettere ancora? Questo uccino un po' qui. Oh, che bella, Lulu! Un po' qui. Sono del tuo colore. Che cosa c'entra? Danno un po' di... Anch'io le metto. Ok.
Che bello! Wow! Dai, è carina, ragazzi, ammettetelo, è carina, dai. Ok, è carina. Non dovete smettere. Ok, poi mettiamo qui. Carina, carina. Poi, ok, basta, direi. Adesso mettiamo questa cosa qui, mi piace moltissimo. La mettiamo qui all'angolo, vediamo che cos'è. Però io la... Ah, no! Oh, che carino, posso cambiare! Io vorrei trovare qualcosa di verde. Vabbè, mettiamo l'albero di Natale. E vabbè, no, in realtà non possiamo mettere niente perché non è nulla di verde. Vediamo un pochettino qui. Vabbè, dai, questi vestiti qua ci stanno. No, sto scherzando, non ci stanno. No, non ci stanno. Togli, non ci... Ok, perfetto. Mettiamo questo albero però. Benissimo. Poi mettiamo anche questi giochi qui. Direi di andare su io. Che cavolo, okay, figo fatto. Ok. Beh, la mia casa è che è molto carina, ok? Perfetto, adesso andiamo. Ah, oh, io ho anche decorato un po' di Natale. Mettiamo qui, uno qui. Volevo dire non qui. Volevo dire un po' più... qui? Possiamo metterlo qui? Bene, però io non lo volevo. Volevo d'un colore più... No, io lo volevo verde, no, di questo colore. Vabbè, ci accontentiamo del rosso. No, in realtà non possiamo metterlo perché non è... Questo però possiamo mettere. Sì, ok, ci sta un sacco. Adesso possiamo mettere... andiamo giù, vediamo un pochettino cosa possiamo fare. Ok, andiamo qui e mettiamolo. Un secondino. E lo mettiamo. Lo mettiamo qui. Entro con il lettino. No, aspetta. Ok, e direi di mettere anche qua delle luci. Apri. Oh, che bella la mia casa! Perfetto, è stupenda! Ok, adesso tu dai un voto alla mia casa e io poi darò un voto alla tua. Ok, Lulu, benissimo. Un voto alla mia casa, l'hai vista? Sì, aspetta che te lo scrivo qua. Aspetta, vediamo cosa mi scrive. Voto alla mia casa, la casa migliore tu di tutte. Chiudi gli occhi intanto. Ok. Quando hai fatto dimmelo, Dai. Fatto. Amore, grazie. 10 lode, sì, devo mettere. Ok, adesso vediamo la tua. La casa gialla di Lulu è la più meravigliosa di tutte. Esagerata, Ludovica, dai. Ok, entriamo. Intanto qua c'è uno spazio di luce. Che bello. Poi si entra. Già da fuori è molto carina. Poi si entra. Già dall'esterno devo dire è molto carina. Qua c'è il salottino. Ma dove l'hai trovato? Dove hai trovato quella cosa? Dopo. Ok. Poi fumo blu, ok. Poi vedi che qua c'è l'albero di Natale. Sì. Poi vediamo l'albero di Natale. Carino. Vieni in bagno, qua c'è il mio... Ok. Poi là. Mm-hmm. E poi, qua no, qua c'è la lavatrice. Anzi, vieni a vedere il passaggio segreto. Passaggio segreto. Guarda, vieni. Cos'è questa cosa? Auri, ferma il mobile. Una libreria enorme in casa. Guarda, vieni. Non ho capito, è zona Nax, però è un po' horror guarda, questo posto. Guarda, passo dei libri. Ma? Dove siamo? Vieni qua. Lo so. Lo so, è un passaggio segreto. Ma? Beh, adesso scrivo il tuo voto. Dopodiché saranno gli unicornini a decretare la vincitrice. Bene. Unicornini, che voto li diamo? Vediamo. Te lo scrivo. Io lo scrivo qui sopra. Ok? Vediamo. Non guardare. Ehi! Ma io guardo l'albero. Sei pronta? Sì. Vieni qua. Ok. Pronta? Sì. Uno, dos, tres, vamos! Guarda qui. No, aspetta, non ci vedo. Senti, ferma. Ferma tu, guarda. Cos'è? 1.003.000.840. Devo scrivere una cosa. E vabbè ragazzi, adesso è arrivato il momento di salutarvi. Ci vediamo al prossimo video. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. E Lulu. E vabbè ragazzi, iscrivetevi e attivate la campanellina. E lasciate tantissimi pollicioni in su. Fatelo ciao. Oggi giochiamo a un gioco bruttissimo. No, aspetta, io sì.
so come si gioca questo gioco. Per entrare si schiaccia questo formaggio. Se trova il pavimento, vuol dire che il topo gigante è qua vicino. E poi se vai dentro la tua pancia si vede tutto grigio. Non ho capito niente, ma ok. E ragazzi, non è proprio un gioco bruttissimo, ma semplicemente, come ha appena detto Ludovica, c'è un topo enorme. No, vabbè. Sì, ma quando trova il pavimento è molto semplice, perché non può entrare le cose verdi, non può entrare le cose piccoli. Bene, schiacciamo. Devo schiacciare il formaggio per entrare? Sì. Ok, che strana cosa, però perché devo mangiare il formaggio? No, sì. Allora, no, guarda. C'è un topo! Dove è il topo? C'è una calle gialla. Ma che cos'è qua? Perché c'è un lucchetto? No, ci trova la chiave gialla. Qua non può entrare il topo, siamo nella parte sicura. Veramente? Sì. Va bene, safe zone. Ma se noi usciamo da quest'area, c'è il topo? Sì. No, Ludo. Facciamo una cosa. Esci tu, vai, io ti seguo. Vai. Ludo, dai! Devi tremare il pavimento. Come deve tremare il pavimento? Devi tremare. Dai. No, perché. Se c'è il topo, deve tremare. Se da lì viene il topo. No. Allora, tranquilla, lei è l'uscita. Togliamo questo gioco. No, ragazzi, mi sto veramente facendo la pipì. Allora, lei è l'uscita. No. Ludo! Non mi lasciare da sola. Ludo! Sta tremando, Ludo! Come un pezzo passare. Di formaggio? Perché hai preso un pezzo di formaggio? No, perché si mangia. Dove andiamo? Allora, qua non puoi entrare, okay? No, io pezzi di formaggio non li prendo, grazie. Allora, no, no. Perché sto tremando? Ragazzi, mi sto facendo pipì addosso. Safe zone. Vieni qua. Ragazzi, qua. Non è questa la safe zone. Mamma mia, Ludo, pensavo. Ragazzi, mi sono fatta. No, ragazzi, è venuto. Ho avuto un colpo al cuore. Ma chi è? Ludo, ma cos'era quella roba? Era un topo. Ragazzi, ho avuto un colpo al cuore. Sentivo il pavimento tremare. Ripreso. Entra sto topo gigante. Ragazzi, ma più. No. No, ragazzi, ma è più una cosa del genere, ragazzi. Mi sono fatta veramente i bisognini addosso. Ludo, no. Hai schiacciato il formaggio. Ma non è che forse è venuto perché tu hai schiacciato il formaggio e allora forse hai attirato il topo? No, ho visto, se schiacci il formaggio è più okay. Bello. Ludo, topo. Andiamo e questa volta non dobbiamo farci scoprire, ok? Allora, c'è un altro passaggio, vieni. Dove? Seguimi. No, Ludo. No, ragazzi, mi è venuto un colpo al cuore, non sto scherzando. Porca. Ah, no, perché qui c'è la safe zone. Porca. Io mi nascondo qua nell'angolo. Dove sei? Paura. Ludo! Ma se giocassimo a nascondino? Vabbè. No. Pessima idea. Da dove mi è venuta questa allora, idea? No. Ci serve una chiave gialla. Andiamo a cercare questa chiave gialla da Ludo. Noi siamo forti, non ci arrendiamo mai. Andiamo. Ma il topo gigante ti fa paura allora? No, andiamo. Andiamo. Io ti seguo. Vesto. Oh, sta tremando. Certo, Ludo, no. Ludovica, sono morta. Ragazzi, quando vedo il topo io non riesco a schiacciare i pulsanti. No, ragazzi, non mi sono fatto ancora la popa addosso. No, ragazzi. Ma tu sei viva, Ludo? Sì. No, Ludo, ma è più una roba del genere, te lo dico sinceramente. Dai, Ludo, dobbiamo scappare, su. Vieni. Ludo, non sento tremare. Oh! Ludo, dai! Mi fai venire. Dove devo andare? Dove la safe zone? No. Posso riprovermi? Vieni qua. Dove la safe zone? Non lo so. Dove tu ti sei bloccata? No. Dov'è la safe zone? Andiamo avanti! Dov'è la safe zone? Aiuto! Help me, please! Guarda, ragazzi! Ho troppo dietro!
topo? No. Ma ragazzi, ma dove caspitalina sono andata? Eh no, sei salita. Ma ragazzi, non è che qua può venire la, il topo? Allora no, non può venire. Tu dove vieni non però? Non può salire. Eh no, perché... Non è che qua c'è pure un topo. Ma dove sono andata? No, io ho paura. Non allora, tranquilla, c'è solo un topo, tranquilla. Ma dove sono andata? Allora, qua non può salire il topo. Perché sono scesa? Sono stupida. No, sono stupida. Sono stupida. No, ragazzi, ma è impossibile. C'è questo topone. Forse coraggio. Su. 1, 2. Su. Vai. Su. 1, 2. E dai, Ludo. Sento tremare tutto. Dov'è il topo? Io sento tremare. No, io... Dove sono venendo troppi infarti, Ludovica? Basta, Aurora, penso divertirti. A divertirti con un topo enorme e puzzolente in mezzo a tutti questi formaggi. Dove andiamo? Andiamo qua. Dove andiamo? C'è il topo. Ti ho lasciato da sola. Ma il topo non sa dove andare. Ma il topo non sa dove andare perché io sono in mezzo tra due formaggi, ragazzi. Ma Aurora, vai avanti. No. Ma il punto è che è lì il topo, capito? Se io esco, come faccio? No, vieni da me. No. Dai. Ho paura. Ma Ludo, ma tu me lo devi distrarre il topo. No, non ti distrarre. Dai. Allora ho paura. Vengo io da te, va. No. Per qui c'era il topo. Ora. Corri. C'è il topo. Oh, sono nella safe zone. Ok. Ma anch'io ho paura, ok? Ma non abbiamo fatto nulla. Non abbiamo preso né chiavi, niente di niente. Ah, ragazzi, ci siamo solamente spaventate. Allora, ci dobbiamo muovere, ok? Dov'è la cala? C'è una chiave verde. E punto che la chiave verde è sotto. Oh mamma, ma dov'è la scala? Aurora... Oh, il topo! Appunto, quando è salito, per terra c'era una chiave verde. La caletta era proprio per terra. Ho paura di quel topo gigante! Bene, Ludo, andiamo? Aurora, ma se questo topone è l'amico di Mr. Boo? Ma è impossibile. Ludo, andiamo? Sì. Andiamo, su. Passiamo di qua. Dove andiamo? Vieni qua. Ma dove vai? Il topo! È diventato da brutto. Io sono nella safe. Anch'io. Dai. Andiamo, vai. Allora, il topone è di là. Andiamo, vai. Su, andiamo di qua. Ludo! Ragazzi c'è il topo. Ragazzi, vieni tu da me. Niente, mi ha ucciso. Perché non sei venuta? No, perché ho paura. Ora Ludovica, dobbiamo andare, dobbiamo cercare qualche chiave, ok? Ok. Ludo, allora, ho un piano. Facciamo che tu lo distrai, ok? No, tu lo distrai. E no, perché? Dai, per favore, tu lo distrai. E tu sai dove sono le chiavi? Sì, c'è una per terra, vicino alla cala. Andiamo. Ma dov'è la cala che è salito prima? Andiamo qua. Mi pare che era di qua. Vieni. Era tipo di qua, credo. No, non so dove andare. Dove andiamo? Il topo. Vieni qua. Ludo, vieni. Mi hai lasciato da sola. Vieni. Non dai, per favore, aspettami. Ma vieni qua. Eccomi. Dove andiamo? Di qua. Che cos'è questo? 0/9. Bisogna prendere i formaggi. Ludo, vieni qua. Ok. Devo prendere il formaggio. Ludo, sono tutto a tremare. Oddio, dobbiamo recuperare tutti quanti i nove formaggi per uscire. Ecco. No. E mo dove sono gli altri formaggi? No, perché mi dovevi seguire. Andiamo, dai, Ludo, portami. Vedete, ragazzi, qui 1/9, bisogna prendere tutti quanti i formaggi. Ludo, non aspetta, dove vai? Dove sei? Qui, vai. Il topo. Ludo, usciamo da qua. Andiamo. Qua. No, qua.
Vai, andiamo. Guarda, non ci siamo. E vai. Aurora ha paura, hai capito? Andiamo. Sto tomando. Ok. Udo, allora, Udo, andiamo di qua. Oh, mamma mia. Qua? Udo, qua. Andiamo. Ragazzi, è gigantesco quel topo. Aiutatemi. Aiutatemi. Ragazzi, ci dovete aiutare. Andiamo di qui. Dai, dai. Oh, di lì. Udo, vai, facciamo ambra, baci, cicco, vai. Ambaraba cicco. No, aspetta, ambaraba cicco. Ambaraba cicco. Ambaraba cicco. No, così, così. Ambaraba cicco. Ambaraba cicco. Tre civette su com. Che facevamo l'amore con la figlia del dottore. Il dottore chiamava ambaraba cicco. Con l'accento sulla O, esci fuori prima tu. Tu esci, andiamo qua. Ok, ragazzi, no. Ok. No, ok, allora andiamo di là. Su, 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 corri, 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 corri. Allora tu sei stupido. Dai. Dobbiamo trovare i pezzi di formaggio. No, Ludo, Ludo, Ludo. Ludo, no, dobbiamo trovare i pezzi di formaggio. Andiamo di là, Ludo, vai, vai, vai. Vai qua, 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 qua. Dove andiamo, Ludo, di qua, di qua, di qua, di qua, di qua. No, 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 no. La chiave verde per terra. Ludo, no, 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 io, no, Ludo, io rientro qua dentro. Ludo, no, dove andiamo? E la chiave... La chiave per terra si usa là! Ho capito, ma dove vogliamo andare? Là c'è un passaggio segreto. Vogliamo vedere questo... Io sì, e gli unicorni deve... vogliamo vedere il passaggio segreto. Chiave, la chiave verde. Dov'è la chiave verde? Andiamo, Per terra le calle, dove sei andato? Mi hai lasciato da sola, Aurora, dai, dove sei? Topo non ci fa paura. Andiamo. Noi siamo più coraggiosi del topo. Noi riusciremo a scappare. Perché noi non ci arrendiamo mai. E il topo non ci fa paura. Il topo è più forte di noi. Non è vero, ne sapevo. Affrontami, brutto topone. Su, 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 vieni, vieni, vieni. Su, 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 affrontami. Su, 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 cosa aspetti? Sei andato nel mare. Aiuto. Aiuto. No, io ragazzi non ho paura del topo. No, ma no, ma... Ho fatto aiuto, aiuto, che paura. Aiuto, andiamo su. No. Ok, no, meglio così. Cos'è, me lo posso prendere gli altri pezzi di formaggio? No, Ludo, no, tu sei là. Allora, ragazzi, dobbiamo prendere tutti quanti i pezzi di formaggio. Ludo, me lo distrae in qualche modo. No, tu me lo distrai. Dai. Ma allora, tu... prima io devo prendere i pezzi di formaggio. Tu. Dai. No. Dai. No. Dove sei, Aurora? Non lo so. Ti ricordi il posto dove c'è il formaggio che abbiamo preso? No. Guarda. Aurora. Prova, prova, prova! Qui, 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 qui! Ciao, Ludo! Oh. Bene! Dove vogliamo andare, amore? Qui, vai, su, andiamo! Ragazzi, non riusciamo a scappare! Questo dottore è troppo! Sento tremare! Ludo, subito. Brutto. Meglio. Così noi usciamo. No, sono morta. Sono morta? Come sei morta? No. Ludo, come? Dai. No, sono morta. Mi devo prendere tutti quanti i pezzi di formaggio, ragazzi, ma non li trovo. Vado di qua, ragazzi. No, sento tutto tremare. Ho il topo dietro. Oh, pezzo di formaggio, ma non lo posso prendere. Oh, ok, Ludovica, ho preso la chiave verde. Dai, apri. Corri. Vedi là. Ok. Ragazzi, sono bravissima. Tu sei proprio di me. No, Ludovica, in realtà sono un po' una frana in questo gioco. Safe zone. Perfetto. Ok, Ludo, sono nella safe zone. Dove sei? Ludo, guarda qua cos'ho. Ta-da! Vabbè ragazzi, noi vi salutiamo, speriamo che questo video vi sia piaciuto e nulla, questo topone ci ha fatto veramente prendere di quegli infarti incredibili, mamma mia ragazzi, Dio! Ragazzi, se volete che giochiamo un'altra volta a questo gioco, scrivetecelo giù nei commenti e così almeno abbiamo visto com'è fatto il topone, non abbiamo più paura e...
Riusciremo a scappare, speriamo. Del non paura. Infatti, Lulu, non ci arrendiamo mai, vero Lulu? E siamo coraggiosi. Perché noi non ci arrendiamo mai! Vabbè ragazzi, questo è fatto. Iscrivetevi e attivate la campanellina. Voi state zitta. Iscrivetevi e attivate la campanellina e lasciate tanti sei pollicioni in su! Fatelo, ciao ciao! Oggi giochiamo a Escape the Carnival of Terror. E perché? Perché si sta avvicinando un carnevale e non abbiamo scelto questo gioco. Allora, davanti... Ma perché Yuppie? Che vediamo davanti a noi un pagliaccio? Dobbiamo per forza entrare nella bocca del pagliaccio. Allora, io ho un po' di paura. Allora, intanto andiamo vicino a quel ragazzo che ha un palloncino verde in mano. Vediamo se ci puoi dire qualcosa o qualcosa. Siamo stati bloccati nel carnevale abbandonato da un pagliaccio malvagio. Troviamo un modo per fuggire. In che senso? Ok, dove mi cadrà? Entriamo qui dentro nella bocca del pagliaccio. Ah no, ok, no. Entriamo, Ludovica, vieni, ti prego. Sempre insieme dobbiamo stare. Allora, buongiorno. Ludovica, non è che esce un pagliaccio? Vabbè, allora, mamma mia. Che cosa c'è detto? Ghost Train. Treno dei fantasmi. No, guarda. Oh no, Ludovica, mi sa che dobbiamo entrare per forza in questo treno dei fantasmi. Allora, intanto facciamo il biglietto. Salve, vabbè, grazie. Perché non sono un pagliaccio? No, vabbè, andiamo via. Allora, ma dove... entriamo pure. Ludovica, dobbiamo andare per forza in questo treno dei fantasmi. Allora, vieni. Ludovica, andiamo insieme, vai. Vieni qua. No, aspetta. Aspettami. Vieni. Come? Ok, e dove andiamo? E adesso? Siamo pronti per andare? Perché c'è uno scheletro vecchio? Ma forse sai che dobbiamo andare a piedi, mi sa? Vabbè, andiamo a piedi, grazie per il passaggio. E non è poi questo scheletro ci segue? E noi dobbiamo scappare, vabbè, intanto andiamo, Ludovica. C'è un parkour! Checkpoint! No! Sono morta. Te pareva. Allora, bisogna tipo saltare subito. Ok, allora. Ok. Salta! Oddio, no! Salta! Sono morta! Sì! Perfetto! Ce l'ho fatto. Ok, aspettami però! Allora, ragazzi, è un'impresa. Ok, allora. Ora vai del grotto. Bravissimo! Ok! Ce l'ho fatta, Ludovica, vai! Vai per la tu! Ok, aspettami! Ok! Ma queste qua sono! Sono praticamente il treno frantumato! Vabbè, ok. Questi qua sono tipo dei mattoni. Boh, vabbè. Ok! 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 Aspettami, Ludovica! Aspetta! Ora perché c'è un palloncino? No! Quando c'è il palloncino vuol dire che si sta avvicinando il pagliaccio! Siamo due. Prova, noi non ce ne andiamo mai. Vai avanti tu allora. Seguiamo il pagliaccio? No, Ludo, no. Ludo, se viene un pagliaccio contro di noi ci fa spaventare. Buongiorno. No. Solo siamo più addosso. Io la cacca. Ludo, perché quel palloncino rosso ci... Oh no. Ludo, mi sa che dobbiamo scendere. Vai. Ok, 3, 2, 1, via. Checkpoint. Dove siamo? Ludo, ma quindi il pagliaccio non c'è? Ludovica, allora, che cosa c'è qui sotto? Fammi vedere. Segui me, Ludovica, devi seguirmi. Allora, seguimi, andiamo prima qua sopra. Ok, Ludovica, allora tu seguimi sempre, ok? Vado sempre avanti io, va bene? Allora, poi aspetta. Anche se ho paura, vai. Qui. Ok. Ci sei? Udo, non perdere, ti prego. Poi devi scendere qua sotto. Ma ho solo dei denti. Ok, Ludovica, adesso è difficile, Ludovica. Io te lo dico, non voglio cadere nei denti. Salta, è il palloncino. Ok. Sei tutto da capo. Dai, ti aspetto questo palloncino verde. Ma perché c'è scritto dai un altro 5? No, dai un altro 5. Ragazzi, quando Ludovica ha perso, c'era tipo scritto dai un altro 5. Boh, comunque, andiamo, Ludo. Ok, vado prima io. Vai. Ok, vai. Ok, bravissima. Adesso sul palloncino rosso. Ok. Quello che ci ha portato. Esatto. Ragazzi, l'avete visto pure voi, guarda il palloncino rosso. Adesso dobbiamo scendere di qua. Mamma mia. No! Ok. Allora, aspettami. Ok, andiamo piano. Andiamo piano. Ah, ok, c'è il ragazzo. Velocemente, da questa parte sembra una specie di boiler room. Ludovica! Ma questo non doveva essere un... Ragazzi, allora, con calma e sangue freddo. Oh no, Ludovica, mi sa che questo parkour è molto difficile. Allora, Ludo, vado prima io. Ok, corri. Piano, aspetta. Oddio, c'è un altro. Ok, andiamo. Aspetta.
volta. Ok, ci sono. No. Abbiamo perso. Adesso dobbiamo andare di qua. Molto semplice. Adesso di qua. Ok. Vabbè, questo qua è... Dai, è facile. Non aiutami. Do, speriamo che non ci sia il pagliaccio. Ok. Ok. Ok, andiamo avanti. Piano piano. Ok. Ludovica, piano. Ok. Ok, ragazzi. Ok. 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 Checkpoint. Che cosa sono queste mani? Sono del pagliaccio. Sono le mani del pagliaccio. Ludovica, ma non è che il pagliaccio è it? Ok, io vado. No. Ludo, vieni. Ti aspetto. Ok. Ci sei? No. Dai. Ok, con calma. Piano, Ludo. Sì. Ok, bravissima. Adesso. Oh no. Dobbiamo andare su questi cosi. Ok, con calma e sangue freddo. Oppla. Ragazzi, io non sono neanche morta una volta. Sono morta. Come non detto. Andiamo. Vieni. Ok, andiamo. Ok. Ok, Ludo, non urlare. Ho paura. Ok. Ci sei, Ludo? Sì. Perfetto. Adesso cosa dobbiamo fare? Oh no, mi sa che dobbiamo salire questo coso. Boh, vabbè. Ok, okay. Non è che succede il pagliaccio? Non lo so, vabbè. Noi saliamo. Sono scesa. Ma Ludovica. Vabbè, ragazzi, noi saliamo perché l'unica alternativa è scappare. No, l'unica alternativa è salire qua sopra. Ok, brava, Ludo. No, sono morta. No, sono caduta, volevo dire. Ludovica. Gnammi. Saliamo? Gnammi. Tutto, basta. Gnammi. Mi porta fortuna. Gnammi. Oh, sono caduta qua. Ludo, ma quanto è alto? Non ce la faccio più. No. Allora non... Ok. Dai, Ludo. Dai. Sono caduta. Tu ce la fai perché gli unicorni non si arrendono mai. Oh, ma non è quanto siamo avanti, ragazzi. Ok. Oh, Ludovica, finalmente ce l'hai fatta. Ok, sali qua. Gnammi. Ludo, ti prego. Ludo. Ludo, dai. Ne manca una, basta. Ludo, ne manca una, basta. No. Ah, no, qua. Ok, ok. Mamma mia. No. Dove siamo? Oh, Ludo, ce l'hai fatta. Ok, brava, andiamo avanti. Piano. Sali. Ok, no. Oh, no, Ludo, questo è troppo sottile, questo tubo. Ludovica, con calma. Ricordati, chi va piano va sano e va lontano. Anche perché io non voglio sangue cadere. Il sangue freddo. Bravissima. Io anche perché non voglio cadere. Ok. Perché vedi là sotto che c'è? Oh, sì. Ok, ma perché proprio abbiamo scelto questo gioco, voglio capire? C'erano un sacco di giochi di carnevale, no, proprio questo, vabbè. Ma tu sei già là, aspettami. No. C'è qualcosa di speciale questa musica che fa diventare una giornata magica. Come polvere di stelle lei mi fa volare. Wow, oh, cavalchiamo sui colori di un arcobaleno. Sai che il nostro sogno si realizzerà davvero. Grazie alla felicità coloreremo il cielo. Wow, oh, tutù. Noi siamo gli unicorni, grande esercito del cuore. Se stiamo insieme tutto poi diventerà speciale, vai. Ok, ok. Ludo, mi raccomando, sangue freddo. Con calma, grande. Sangue freddo, dai che siamo quasi arrivati. Adesso davanti a noi c'è una scala, Ludo, ci sei? Ok, saliamo questa scala, sei sicuro? No. Dove dobbiamo andare? Perché dobbiamo andare in questa porta? Da sola! Che senso si è aperta da sola? C'è un clown? Ah. Oh no, ancora, basta! Guarda qua, vieni. Oh, checkpoint, oh no, ci sono queste cose. Vai, vai, vai! Salta, devi saltare. Ah. Salta! Ok, ok, un'altra scala da salire. Oh, ci trovo, ragazzo! Vediamo che... Sento un clown ridere? No, no, ma cos'è che ha detto poi? Sento un clown ridere, infatti salta sulla ruota panoramica. Oh, mamma mia, muoviti, Ludovica. Ho sentito che c'è un clown a ridere. Ludovica, muoviti. Vieni. Dobbiamo subito andare sulla ruota panoramica. Ha detto che c'è. Moments later. Ecco qua, mi sono ripresa ma non voglio più giocare. Ma mi stai prendendo in giro, spero. No, vai, gioca solo tu. E devo giocare da sola con questo pagliaccio. Allora, facciamo una cosa. Tu stai vicino a me perché io porto il pagliaccio. Ok, cioè, sento un pagliaccio lì. Io pensavo che il pagliaccio non fosse qui, ok? Pensavo che, non lo so, arrivasse. No, Ludovica, te lo giuro, io guarda che da qua non scendo. Ma da dove spunta sto clown? Cioè, ha detto subito sali sulla ruota panoramica. Cosa ridi? Oh,
Vado, ragazzi. Ragazzi, mi trema la mano. Ho paura di questo. Calmiamoci. Io non guardo. Vai. Di qua. Le scale. Bravissimo. No. Sì. Perché la sonda? Perché non riesco, ragazzi? Ultima chance. Aspetta, Ludovica. Aspetta, ma se tipo facessi così? Corri. Vai sulle scale. Bravissima. Sì, ce l'ho fatta, ragazzi. Okay. No, poverino, il coglioncino mi voleva prendere. Vabbè, che già mi ha preso 10.000 volte. Ok. Ludo. Mamma mia. Mai più un infarto leggero. Ma quelle sono montagne russe. Mamma mia. Che io arrivo, Ludovica. Arrivo. Sì, arrivo. Arrivo, Ludovica. Ok, eccomi. Oh, finalmente. Oh no, ragazzi, dobbiamo fare questo parkour. Ludovica, ma quelle là sono montagne russe. Vorrei tanto farle quelle montagne russe. Però ora ho paura. Ludovica. Ragazzi, la faccia di Ludovica quando ha visto il clown mi ha fatto morire. Aiuto. Perché mi guardi così? Vabbè, no, ragazzi, no, dovevate vedere la mia. Allora okay. Il clown è proprio qua giù. Ok. Tu. Ok, ragazzi, ho aiutato Ludovica. Adesso dobbiamo salire queste scale. Oh, mamma mia, ancora. Ma ok, c'è, raga. C'è solo un modo per scendere. Salta sul drop right. No, non devo questa cosa, va giù e sale. Guarda che adesso troviamo di nuovo il clown. No. Ludo, ma c'è solo un modo. Aspetta, non fammi vedere. Ma se poi troviamo il clown. Beh, Ludovica, dobbiamo salire. Vai salire prima tu. No, insieme, Ludovica. No. Ok, vai, io vado qua. Ti prego, Ludovica, sali con me. Ludovica, ti prego, sali con me. Sono caduta. No, vabbè, ragazzi. No, secondo, ragazzi. No, sono andata sola. Ragazzi, ma dove sono? Ok, Ludo, vieni. Aspetta, è impossibile questo. Ma dobbiamo saltare. Vedi, sì, funziona quando salti. Salta. Vedi che funziona, ok. Adesso, allora. Vai. Ok, bravissimo. Aspettami. Ok, perfetto. Adesso. Ok. Vai. Bravissima. Aspetta. Ok, vai. Sono morta. No. Sono schiacciata. Ok, lei ti aspetta. Arrivo. Sì, ti aspetto. A few moments later. Ok, ragazzi, Ludovica ce l'ha fatta. Adesso dobbiamo andare avanti. Oh. Adesso è veramente oh. Cosa qua? Scendi. Ok. Ma mi ha portato per terra sto coso di spi. Tanto quello ha ferto. Ma Ma perché mi butta giù? Adesso andiamo. Cos'è? Oddio, c'è di nuovo il ragazzo. Cosa ci dice adesso il ragazzo? Cos'è un portale? Solo un modo per scoprirlo. Oh no, dobbiamo entrare nel portale, Ludo. Nel portale magico. Andiamo, tanto siamo abituate, quindi possiamo pure andare. Vai. Dove siamo? Siamo in un mondo. Ragazzi, che cos'è? Un ponte di... Oh, c'è il vulcano là che sta per esplodere. Ah no, è già esploso. Qui c'è un ponte mezzo rotto. Ok, no. Grande fratello. Chi ha spegnato la luce? Ma è spegnato, si dice? Chi ha spento la luce? Beh, ragazzi, va bene. Allora, vai. Ludovica, ma che cosa vuoi? Ma io mi sto... Io guarda che mi sto concentrando. Facciamo. Noi siamo gli unicorni, il grande esercito del cuore. Cantate anche voi. 3, 2, 1, via. Cantate. Noi siamo gli unicorni. No, da capo. C'è qualcosa di speciale in questa musica che fa diventare una giornata magica. Vai. Come polvere di... Sì, ok, ce l'ho fatta. Adesso dove bisogna andare, Ludovica? Oh no, ma che cos'è? Ah, vedo già un altro portale, ragazzi. C'è che... Questa è una prova di... Ok, vado. Ludo, vai, vieni. Ludo, vai, muoviti, Ludo. Ok, ti aspetto. Ok, adesso... Non ci credo. Che cosa vedi? Io sono in mezzo, fratello. Santa, ma perché mi uccidete? Ci sei? No, sto combattendo. Ludo, vai. Vieni. Sto combattendo. Allora sto combattendo. Vai. Bravissima. Dove siamo? Ragazzi, siamo all'inizio, Ludovica. Sto combattendo. Aspetta, no, ragazzi, sono morta, non ci credo. Ma che cosa? Io veramente questo video. Ma... Ok. Allora aspettami, per favore.
Ok, io ci sono, veramente. Ok, vieni. Adesso devi capire. Allora, ma guardala! Ma nemmeno mi aspetti, complimenti! No. Dovrei salire. Che sono una stupida! Vai, signore! Niemi! Sai seduto sull'altro! Salo! Ce l'ho fatta io! Salo! Dai, vai, salo! Dai, allora canta la mia canzone! C'è qua... La nostra canzone! C'è qualcosa... Ludovica, dove sei? Ok, allora, ragazzi, noi adesso vediamo una Ludovica presa nel... Dai, ma perché non canti? Cantiamo quello di Natale. Caro Nicole, esiste un giorno dell'anno dove tutti i desideri si possono avverare. È un giorno molto speciale, pieno di magia. Ce la fai? Ti aiuto io. Grazie, Amio. Ok, niente, Amio. Ok, allora, ragazzi, adesso... Adesso? No, ragazzi, no. Ok. No, vabbè. Sono caduta. Ludo, no. Ludo, ti do... Allora, un consiglio è... No. Okay. Ludo, no. Conosco un... Allora, no, cammina sempre all'angolo. Cioè, proprio vicino alla... vicino alla... Come si chiama? Sì. Parete. È bravo. Vedi? È vero. Vedi? No, vedi niente. 2 hours later. Oh no, un altro portale, aspetta, però diciamo, vediamo prima che cosa dice questo panzerotto. Questo fuoco già ti farà correre davvero veloce. Veramente? Vediamo. Ah! Ma per saltare. No, ma tipo, mica, cioè proprio guarda, dobbiamo proprio correre veloce. Cioè tipo, tu corri e devi saltare subito. Capito? Aspettami, ma dove vai senza di me? Ok. Vai. Ma non mica, ma sembriamo due, non lo so. Devi scappare di casa. 1 eternity later. Ragazzi, non ci credo, ce l'abbiamo fatto. Però io sono dentro. Finalmente. Ok, allora. Ok. Adesso dove dobbiamo andare? Un altro portale. Oh, aspetta. C'è il tizio Caio qua. Sì. Oh, checkpoint. Questo fuoco ti farà saltare più in alto. Vediamo. Oh, è vero. Oh, mi sa che dobbiamo andare proprio qua sopra. Ok. Ma facciamo una capriola. Ok, Ludo. Mi sa che è facile, lo sai? Ci sei? Ok. No, dai, Ludo, ti aspetto. Amo. Ok. È impossibile. No, niente è impossibile. Tutto è possibile. Ludovica, se non superi in questo livello non mangi per una settimana. Non mangi okay. Per una settimana. Non mangi per okay. Una settimana. Ok. Non mangi per una settimana, Ludovica. Ludovica, te lo dico, non mangio per una settimana. Però vedi che ce la stai facendo, Ludovica. Non mangio per una settimana. Per una settimana. Ludovica, concentrati, ti prego. Non mangio in una settimana. Ludovica, ti prego, concentrati. Ma cosa ridi? Non mangio in questa settimana. Ma vedi che ti concentri se fai così? Oh, okay, adesso che devo fare? Oh no. Che cosa? No, ferma. Oh no. È per il tuo, lo dici. Ok, ragazzi, ci siamo. Non mangio in una settimana. Aspetta. Ma che succede, mo? Ma tu dove sei, scusa? Io sono qua. Ah, ok. Vai, è mo'. Scendiamo. Ah, sì, dobbiamo scendere la... No, che cavolo! Non ci credo. Dobbiamo ricominciare tutto da capo. E vabbè, ragazzi, noi concludiamo qui il video perché non riusciamo a superare questo parkour. Quindi speriamo che questo video vi sia piaciuto. E se volete la seconda parte, scriveteci giù nei commenti nella community. E va bene, madonna. E vabbè, ragazzi, iscrivetevi, attivate la campanellina e lasciate tantissimi pollicioni. In su! Fatelo, eh! Ciao! Questo è pazzo, allora una magliata.